si fa il giorno, a volte mi rallegrava, era un tempo lontano, quando andavo in barca, o se andavo in montagna, sulla neve, o per boschi. Si era giovane un tempo, come giovane questa giornata, che non ti vede vicina. Non ti vede vicina e non ti sente, non sento la tua voce. Rimbomba la mia nella casa, in questa casa vuota, piena di cartacce, che però è l'unico rifugio ormai rimasto. Prigioniero, ma non come siete voi tutti prigionieri, prigionieri nel cuore, nell'anima, questo sono io. E non c'è memoria che mi consoli, né futuro che mi si presenti davanti, il futuro è un pensiero antico, un pensiero di quando giovani con immaginazione formidabile conquistavamo il mondo, cambiavamo la terra, lottavamo affinché, oh, vi ricordate le lenzuola bianche e quelle colorate dove c'era scritto pace, dappertutto c'era scritto pace, in tutto il mondo manifestazione di protesta. E adesso? Andiamo, viva l'Italia, forza Italia, fratelli d'Italia, sorelle d'Italia, vengono ammazzate tantissime donne, non si fa nulla, le leggi non servono, le leggi sono fatte per essere evase, disobbedite, scardinate, per avere poi in ogni riga milioni di articoli, scappatoie, rifugi, ma non per i rifugiati, per quelli una riga sola, miseria, morte, violenze. Giorno sì, e la luce tenue appare, qualche nuvola, una temperatura sopportabile, ma è l'aria di questa stanza che è insopportabile. Non si dica nulla, non c'è poesia che tenga, cosa salva il mondo, la vita. Certo, senza poesia forse dormirei tranquillo 8 ore, e invece mi tormenta l'anima per non essere riuscito a scriverne una che sia degna di questo nome. È vero, ci sono milioni di poeti che si definiscono poeti, scrittori, blogger, writer, viene da ridere, ma che bellezza. Però, se non altro, erano armati di penna, di carta, di matita, ora poi di macchina da scrivere, di computer, erano armati di questo, non di mitra, non di Kalashnikov. L'unico che detta legge è l'armato, quello armato, è sempre stato armato. Di denaro, di potere, denaro, potere, salute. Ecco qua che questo triangolo DPS è vincente quasi sempre. Certo, anche quello muore, anche quello forse vengono le malattie, ma li vive meglio. Solo che, come diceva Totò, quando muore poi sarà il cenere anche lui o lei.
più lui che lei, se non altro perché donne di potere ce ne sono di meno in questi secoli. Oggi tre donne fanno parlare di sé. Sapete bene chi sono. Sono tre donne che ci hanno regalato, se non altro, un sorriso. A molti l'ironia, naturalmente. Molti invidiosi, al solito. Poi ci sono quelli che giudicano l'aspetto esteriore, la famiglia, i figli. Quella ha sei figli, io ne ho quattro e non ho concluso nulla. Non ho aiutato né la mia città, né il mio paese, né la terra. Nulla. Non ho fatto nulla. Eppure, una cosa ho fatto. Ho disperatamente amato. Sempre. Fino alla fine. Anche recentemente, nell'ultimo piccolo intervento o piccolo malore, ne ho superati tanti. Mentre ero lì, amavo quel vicino che non riusciva a parlare, qualche anno più giovane di me, non riusciva a parlare, non riusciva a respirare. No, non era il virus, aveva altri problemi. Era bella quella corsia, piena di donne sì, dalle divise non si capisce mai, solo quelle con il verde, che vengono quasi sempre dalla camera operatoria, perché il verde attutisce la sensazione di stare in mezzo al sangue. Ecco, sangue, si nasce e si muore, e in mezzo, tutto in mezzo, c'è un mare di sangue. Un'estensione infinita di sangue. Ma poi si nasce, finisce il sangue e c'è un'estensione infinita d'amore. Bastonato, umiliato, sedotto, ingannato, ferito, ucciso, umiliato, ancora umiliato, quasi sempre umiliato, separato, spezzato, rotto. Sono migliaia di sinonimi per definirlo. L'unica cosa che non si impara e non si insegna è